purtroppo, come ha fatto vedere il professor Martini, i danni legati all'artrite non curata, legati alle terapie che avevano un rapporto rischio-beneficio piuttosto sfavorevole, faceva sì che ci trovassimo dei bambini con dei danni e delle disabilità importanti. Oggi l'obiettivo è che non abbiano disabilità, che possano fare una vita assolutamente uguale a quella dei loro coetanei, magari qualche piccola interruzione legata alle recensioni della malattia, ma l'obiettivo è una funzionalità articolare che sia assolutamente normale, che possano fare sport come tutti i loro coetanei. Parlando di strategie terapeutiche, quello che effettivamente sta cambiando è il coinvolgimento delle famiglie e dei pazienti nella scelta di quelli che sono gli obiettivi del trattamento. Ovviamente ci sono casi all'inizio in cui l'obiettivo del trattamento deve essere la completa remissione, la scomparsa dei segni di attività di malattia, la normalità della funzione. Poi ci sono anche i casi difficili in cui ci si può, purtroppo a volte ci si deve, ci si può accontentare anche di livelli minimi di attività di malattia. Comunque la partecipazione del paziente e della sua famiglia, dei bambini, dei ragazzi, nella scelta del percorso da fare sta diventando sempre più importante. E anche nelle misure che noi utilizziamo per valutare, abbiamo parlato durante la relazione di treat to target, no? Vuol dire che ogni visita bisognerebbe valutare con degli strumenti quantitativi standardizzati quanto è attiva la malattia. E uno dei parametri che fa parte di questo score che noi usiamo, che si usa ormai in tutti i trial, è un parametro che viene dalla percezione del bambino, del ragazzo e della sua famiglia, che era chiuso nel questionario che noi spesso facciamo compilare ai nostri pazienti. Quindi quello che è nuovo sono nuove strategie, e più sono nuove più coinvolgono in prima persona il bambino con l'artrite e la sua famiglia.